Ciao, benvenuto in questo nuovo episodio di Everlasting Summer. Allora, la scorsa volta abbiamo dovuto svolgere dei compiti, abbiamo conosciuto altre persone e Olga ci ha detto che dobbiamo iscriverci ad un club. Se posso scegliere, io già vi ho detto che sceglierò quello di musica perché è quello che mi attira di più. Adesso cominciamo subito questo nuovo episodio e vediamo un po', insomma, se riusciremo a scoprire qualcosa in più di questo misterioso campo. Allora, stiamo andando a mangiare, siamo appena arrivati alla mensa per la cena. Non c'erano molti posti liberi. C'erano un po' di sedie libere vicino ad Alisa, alcune sparse per la mensa, ma preferivo morire di fame piuttosto che rischiare la mia vita in sua compagnia. C'era anche un posto libero vicino ad Uliana, ma non mi piaceva la cucina tradizionale cinese delle cose striscianti. Eh sì, perché lei è amante dei vermi. E infine una sedia vuota accanto a Miku. E a sto punto scegliamo Miku, che a me piace. A quanto pare dovevo scegliere io stesso il mio veleno. Ti spiace se mi siedo qui, ma perché lui non sopporta Miku? E c'è troppo dolcina. Oh sì, certo. Voglio dire, no, non mi spiace. Cioè, sì, puoi sederti. Vabbè, mi sono seduto. Guarda, oggi c'è il grano saraceno. Ti piace il grano saraceno? E il pollo? Non mi piace il pollo. Beh, non è che non mi piaccia. Ma se me lo chiedessi cosa preferirei, diciamo, manzo allo stroganoff, o ragù, no, forse un hamburger, o magari una bistecca di girello. Ti piace la bistecca di girello? Sì, a me piace, ti rispondo io. Non sono così esigente riguardo al mio cibo. E quella è la pura verità. Cos'è? Ah, davvero? Ma i dessert, sai, non sono molto buoni qui. A me piace il gelato. Ti piace il gelato? Io adoro il 48 Kopecks. Famose marche di gelato dell'Unione Sovietica. Tipo il nostro Algida, Sammontana, in un certo senso. E il Leningrad, vabbè sì. Ah, scusa, continuo a parlare solo di me stessa. Forse tu preferisci l'Eskimo? La cena stava cominciando a darmi sui nervi, grazie ad una compagnia del genere. Ok, praticamente lui non la sopporta perché lei è un po' troppo logorroica. E io non sono il tipo di persona che riesce ad ignorare qualcuno che mi sta parlando, persino lei. Dopotutto, siamo allo stesso tavolo. Sai, una volta ho comprato un cono di gelato e ho iniziato a mangiarlo. E sai cos'è successo? Ho trovato una vite dentro. Cosa? Una vera vite, ti immagini? O forse era un bullone, non ricordo esattamente. Le viti sono quelle che giri con il cacciavite, i bulloni sono quelli che giri con la chiave inglese, giusto? Se questa fosse una gara a chi mangia più velocemente, sicuramente sarei già sul podio. Ok, devo andare, buon appetito. Mi sono alzato e sono uscito. Ma povera! Miko mi stava ancora dicendo qualcosa, ma le sue parole sono affogate nel mare di voci della mensa. Ma dai, poverina, a me dispiace. Sono uscito e mi sono seduto sugli scalini per digerire la cena. Me ne stavo seduto lì a guardare la notte incombere. Tutto era così pieno di vita durante il giorno. Ragazzini che ridevano e gridavano felici correndo per il campo, parlando in continuazione. C'erano giochi in corso e si poteva nuotare alla spiaggia. Ma quando calava l'oscurità, il campo si trasformava completamente. I suoni del giorno venivano rimpiazzati dal silenzio, interrotto occasionalmente dal frinire dei grilli o dal canto di un uccello notturno. Il campo stava andando a dormire. Ogni singola ombra nascondeva qualcosa. Forse era un fantasma, o forse uno spirito della foresta, o magari un animale selvatico. Un essere umano è l'ultima cosa che ci si potrebbe aspettare. È così che appariva la notte scorsa e anche questa. La gente del posto seguiva la propria routine in modo rigoroso. Durante il giorno erano loro i padroni del campo, ma durante la notte sembrava che tutto appartenesse più alle forze della natura. Qualcuno mi ha toccato la spalla. Mi sono girato. Ah, è lui. Era Electronic. Ti va di giocare a carte? Davvero? Come a briscola? A carte.
Sì, ho inventato un nuovo gioco, è forte. Forte? E quanto? Beh, prima dobbiamo trovare le carte, poi ti dirò. Allora vai a cercarle, che problema c'è? Solo Olga Dmitrievna ce le ha e di certo non me le darebbe. Perché no? Beh, ecco, l'altra volta quando stavamo... Olga Dmitrievna e Slavia sono uscite sulla veranda. Olga Dmitrievna, Simon voleva giusto chiederle se possiamo avere le carte. In realtà... Oh, cosa vi servono? Abbiamo inventato un nuovo gioco. Non abbiamo, hai. Che gioco? Mi servono le carte per spiegarlo. Non mi piace questa cosa. Ma se Simone è con te, allora forse va bene. A dire il vero, io... Andremo noi a prenderle, Olga Dmitrievna. Vai a prendere le carte con Slavia. Va bene, andiamo. Se non ti dispiace. Certo che no, andiamo. Ci siamo incamminati verso la mia casetta. Più o meno a metà strada Slavia si è fermata. Ehi, aspetta, mi sono appena ricordata che le carte sono nella mia stanza. Tempismo perfetto. E dove si trova? In fondo a questa stradina, andiamo. Ok. Vediamo un po' se può vedere la sua stanza. Abbiamo raggiunto una casetta che sembrava più una roulotte. Aspetta solo un secondo, torno subito. Dopo pochi secondi è tornata. Ecco qua. Mi ha mostrato un mazzo di carte piuttosto logore. Queste carte devono essere segnate fuori e dentro. È proprio antisportivo. Che fine ha fatto il fair play? Dimmelo tu, è difficile imbrogliare quando non si conoscono le regole. Andiamo? Andiamo. Ok, andiamo allora. Sono proprio curiosa. Mentre tornavamo, ho provato a scoprire qualcosa. Da quanto sei qui? In questo campo? Da circa una settimana. Capisco. E di dove sei? Vengo dal nord. Cioè? Il freddo nord. Ma ce l'hai il nome sta città? Che so, da New York, dal Canada, da dove vieni? Mi ha guardato e ha sorriso. Pare che nessuno in questo campo abbia la minima intenzione di rispondere anche alla più innocente delle domande. Ho voluto provare con qualcosa di diverso. E cosa ti piace? Che intendi? Beh, i tuoi interessi. Ah, mi piace la natura. Strano, per qualche motivo oggi non era molto loquace. La natura, capisco. Vuoi diventare una naturalista? Direi più uno storico. Mi ha sempre interessato la storia della nostra nazione. Sarebbe proprio adatto a lei. Sembrava che di tutta la gente del posto, lei fosse l'unica senza nulla da nascondere. E se anche lei fosse finita qui come me, ma non lo volesse dire perché non si fida di nessuno? Ho provato a testare le acque. E perché hai scelto questo campo? Non l'ho fatto. I miei genitori hanno ottenuto un voiture dal lavoro. Un altro buco nell'acqua. Beh, e se avessi potuto scegliere? È bello qui. Non credo che avrei scelto qualche altro posto. Questo luogo ti fa diventare un'altra persona. Non era come la vedevo io. Che intendi dire con un'altra persona? Voglio dire, hai così tante possibilità. Puoi imparare così tanto, incontrare nuove persone interessanti qui. Adesso stava parlando come la nostra leader e la cosa mi ha allarmato. Ho deciso di smetterla con le domande per adesso, perché in effetti stava diventando inquietante la cosa. Appena siamo tornati, Olga Dmitrievna si è rivolta a Slavia. Mi sono appena ricordata che le carte sono nella tua stanza. Bene, È tutto a posto, ce le abbiamo. bene. Slavia e Olga Dmitrievna sono entrate. Stavo per seguirle, ma qualcuno mi ha afferrato il braccio. Alisa. Il suo sguardo mi ha fatto venire la pelle d'oca. Che vuole? Ti serve qualcosa? Le ho chiesto con cautela. Ho Intenzione di giocare a quello stupido gioco? Sì, qualcosa in contrario? No, niente. Stava per andarsene, ma poi si è voltata lentamente, sorridendo. E così, sai giocare a carte? Un pochino. Non riuscivo a capire cosa volesse da me. Quindi, solo il Durak e nient'altro? Gioco di carte popolare nell'URSS, simile al presidente. Che è successo?
come se tu fossi un asso del poker. Beh, direi di sì. Allora non hai speranze. Perché? Perché sì. Quindi conosci le regole. Ma certo. Beh, allora sarai avvantaggiata. Non vedevo il senso di proseguire quella nostra conversazione e così mi sono diretto verso la porta. Perché stai cercando di andartene? Perché non mi sento molto a mio agio qui a fianco a te? C'è altro di cui parlare? Facciamo una scommessa. Che intendi? Sei proprio un tonto, riguardo alla partita di carte, che altro. E su cosa vorresti scommettere? Sul fatto che vincerò io. È un esito molto probabile. Ho contenuto la calma. Che c'è? Hai paura? No, non ho paura. È solo che non mi piace scommettere quando le probabilità sono a mio sfavore. E hai anche paura di rischiare? Che osservazione astuta. Sono impressionato. Bene, allora io... No, invece. E adesso che c'è? Ho sospirato, esausto. Il suo blaterare di un'insensata scommessa stava cominciando a darmi sui nervi. Se non accetti la scommessa, dirò a tutti che ci hai provato con me. Ma vedi questa... Cosa? Hai sentito bene? Me la immagino a fare una cosa del genere. Non essere stupida. Chi pensi che ti crederebbe? E poi sono qui da nemmeno 2 giorni. Vuoi davvero tentare la fortuna? D'accordo. E cosa succede se vinco io? Allora non dirò niente a nessuno. E se perdo? Fai di nuovo il tonto? Te l'ho già detto. Dirò a tutti che hai provato a sedurmi. Quindi mi stai dicendo che dovrei dimostrare di non aver fatto qualcosa, quando effettivamente non l'ho fatto? Se vuoi vederla in questo modo... Non era una decisione facile. Da una parte, sarebbe stato stupido accettare. Non conoscevo le regole e il gioco d'azzardo non era il mio forte. Ma dall'altra, lei avrebbe potuto davvero rendermi la mia vita un inferno. E comunque, posso fidarmi di lei. Potrebbe farlo anche se vincessi io. Ma allora, hai deciso? Stavo per risponderle, ma improvvisamente Elena è apparsa da dietro. Che vuoi? Niente. Poverina! Elena si è affrettata ad entrare. Ma allora? Scommetti con Alisa? E vabbè, scommettiamo. Potrei pentirmene amaramente. D'accordo, ci sto. Ha sorriso. Ma se vinco io... Certo, certo. Niente trucchi. Non barare. Alisa si è girata, è salita sulle scale ed è entrata nella mensa. Perché lo sto facendo? Forse perché riesce a manipolarmi a suo piacimento? E a quanto pare ha già deciso di farlo. Ho fatto un grosso sospiro e sono entrato nella mensa. Io sono curiosa di vedere questo gioco. Dentro era già tutto pronto. Alcuni pionieri stavano in piedi qua e là, chiacchierando. I tavoli erano stati spostati per fare spazio ai giocatori e agli spettatori. Mi sono guardato attorno. Qualcosa stava succedendo nell'angolo in fondo. Quando mi sono avvicinato, ho visto un cartellone sul quale era disegnato una sorta di schema. Oh! Il mio nome era tra i partecipanti. Sarebbe qui? Noi insieme a Lena? Ok. Di chi è stata l'idea di tutto questo? Ho chiesto ad Electronic che era nelle vicinanze. Ovviamente, del vostro umile servo. Si è chinato dinanzi a me scherzosamente. La cosa mi ha messo un po' a disagio. E perché diamine mi trovo tra i partecipanti? Ho chiesto con disappunto. Fino a pochi secondi fa avevo ancora la speranza di poter eludere quel torneo, così non mi sarei dovuto preoccupare della vendetta di Alisa nel caso in cui avessi perso la scommessa. Ma ora quella speranza è svanita. È stata una pura coincidenza. Sì, certo, una coincidenza. E guarda caso, non c'è alcun giocatore che io non conosca. Benché la sala sia colma di decine di altri pionieri. Mi sono fatto prendere dall'ansia. L'ansia del sentirsi osservato mentre si sta al centro di una stanza senza porte né finestre. E quali sono i premi? Gli ho chiesto pigramente. Volevo distrarmi un po' dalla situazione parlando di cose superficiali. Electronic stava per rispondere, quando improvvisamente Uliana è apparsa dal nulla e ha iniziato a saltargli addosso. Premi, premi!
Mi pare di aver sentito qualcosa riguardo ai premi. Lo sai qual è l'ethos delle Olimpiadi? L'importante non è vincere, ma partecipare. Il cosa? No. Lo capirai quando crescerai un po'. Mi ha fatto una smorfia e ha colpito elettroniche nelle costole. E allora, quali sono i premi? Beh, non lo so. Non dipende da me. Ha alzato le spalle. In realtà, se proprio dovevano inventarsi questo stupido torneo, almeno potrebbero consegnare al vincitore una medaglia di cioccolato o qualcosa di simile. Uliana improvvisamente è balzata in piedi ed è corsa da qualche parte. Magari avessi un po' del suo ottimismo. E allora, quali sono le regole? Aspetta un altro po'. Manca ancora qualcuno. Mi sono guardato attorno. Alisa, Slavia, Lena, Miko e Shuri che erano tutti lì. Sembra che ci siano tutti. Non tutti, manca Zenio. Sbaglio o mi sembra un po' a disagio? Beh, non è qui, e allora? Metti qualcun altro al suo posto. No, non posso farlo. Mi ha risposto scandendo ogni sillaba. Ho deciso di non chiedergli per quale ragione non potesse farlo. Beh, va a cercarla allora, non so. Lui non può andare, è l'organizzatore dell'evento. La leader del campo è spuntata dal nulla. Ma Olga Dmitrievna! Ha borbottato. Andrà Simone, giusto Simone? Mi ha guardato e ha sorriso. Ma certo, chi altro? E dov'è adesso? Nella biblioteca, suppongo. Ok, mi sono trascinato fuori dalla porta. Per favore, fai in fretta! Ma che problema ha? Si sta facendo notte. Prendendo tempo, mi sono incamminato lentamente verso la biblioteca. Ma ho trovato Zenia prima del previsto. Stava seduta su una panchina nella piazza, fissando Genda, che era silente come sempre. Che ci fai qui? Tutti ti stanno cercando. Sto seduta, come puoi vedere. Ha aggrottato la fronte. Dai, andiamo. Non voglio. Mi ha detto, distogliendo lo sguardo. Perché no? Perché no? Mi sono seduto accanto a lei. Senti, l'idea del torneo non piace neppure a me, ma non possiamo deludere tutti. Quella frase non faceva parte del mio repertorio. Qualche giorno fa non avrei nemmeno lontanamente immaginato di dire una cosa del genere. Ok, stiamo già cambiando in qualche modo. Zenia mi ha guardato, sorpresa. Quindi tutti mi stanno aspettando? Non è forse quello che ho appena detto? Sì. Non ci vado comunque. Ma insomma, ma che è? Ha aggrottato le sopracciglia e mi ha dato le spalle. Ma perché? Ho allargato le braccia. Non sono capace di giocare a carte. Ma allora perché ti sei iscritta al torneo? E allora? Lo stesso vale per me. Allora come puoi giocare? Cos'è? Si possono fare solo le cose che si imparano dai libri? Certo. Era sorpresa. E cosa faresti se ti ritrovassi in Antartide e dovessi cacciare gli orsi polari per sopravvivere? Non ci sono gli orsi polari in Antartide. Zeni ha sorriso. Non importa, è solo un esempio. Avanti, non è che la vita di qualcuno dipenda dall'esito di quel torneo. Ci ha pensato un attimo. Non mi dire che invece è così. È solo che non voglio deludere nessuno. Giusto. Ho detto con sarcasmo. E non pensare a nulla di strano al riguardo. Non ho capito cosa intendesse, ma comunque. Ovviamente ognuno ha i suoi punti deboli. In un minuto eravamo già alla mensa, ah, quindi ce l'ha fatta alla fine a convincerla. Tutti fissavano Electronic. Allora? Si è schiarito la voce. Ogni round consiste in una partita. In caso di pareggio si ripete la partita. Dopodiché il perdente verrà eliminato e si passerà al round successivo. Dato che i volontari... Mi ha guardato. Dato che i volontari sono solo 8, ci saranno 3 round. Tutto chiaro? La folla ha applaudito. E quali sono i premi? I premi, quali sono? Uliana, basta! Slavia si è fatta avanti e ha tentato di acchiappare Uliana. Non la smetterò finché il premio non sarà mio.
Sembrava che quella ragazzina avesse abbastanza energie per teletrasportarsi su Alfa Centauri. Premi, premi! Continuavo a ripetere in continuazione. Smettila! Slavia ha cercato di farla ragionare. Electronic sembrava avesse già le vertigini a causa di tutto quel trambusto. D'accordo, cominciamo. E io mi fermo qui anche per questo episodio, quindi giocheremo a carte la prossima volta. Sono proprio curiosa di vedere, insomma, cosa ci riserverà questa partita di carte, perché immagino che si vedrà forse qualcosa, ma non ho capito qual è questo premio e cosa succederà in caso di sconfitta. Staremo a vedere. Devo dire che sto gioco a me non dispiace affatto. Mi piace la grafica, mi piace anche la trama perché, non lo so, la trovo molto particolare, quindi fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti, pollice in su, vi ricordo di iscrivervi e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!